L'idea di Casa Perbellini nasce da lontano ed è quella di riportare il cuoco al centro della scena, di tirar via le barriere, di far capire e non raccontare. Per cui il cliente che si siede a tavola da noi vede quello che succede e la difficoltà che c'è dietro a un piatto. Che sia cucina gourmet o che sia una cucina più tradizionale, comunque dietro c'è un pensiero, una manualità, un'artigianalità che forse si è un po' persa, per cui ci sono un sacco di cuochi e pochi chef in questo locale. Infatti si chiama Casa Perbellini apposta perché si mangia davanti alla cucina e davanti al pass il piatto viene finito e è servito al cliente. Quando abbiamo pensato poi a Casa Perbellini avevamo un'idea di fare una cucina da casa, per cui l'idea poi condivisa con l'architetto mi ha detto chi è un cuciniere che fa cucine da casa e su questo poi la scelta è stata indirizzata immediatamente su Walter De Manico. L'abbiamo divisa praticamente in tre partite, inizia il servizio con gli antipasti e finisce producendo tutta la parte dolce. In mezzo abbiamo messo una plancia dove facciamo le cotture, perché la partita delle carni e dei pesci fa le cotture anche per gli antipasti. E nell'ultima parte abbiamo messo l'ebollitore, due fuochi a gas e un'induzione dove facciamo tutta la partita dei primi piatti e tutti gli assaggini di partenza. I benvenuti partono dai primi piatti. Vi lasciamo questo simbolo da assaggiare della storia di Giancarlo, un'unione tra il dolce e il salato, zabaglione ghiacciato e caviale affumicato. Prego. L'ombrina fatta alla plancia, perché è servita su una burrata, acciughe e il pesto di fave, per cui l'ingrediente fave, uno dei piatti è questo. Buona continuazione. Di questa cucina erano gli odori, che sono stati risolti con un'aspirazione molto molto potente e una barriera d'aria che taglia praticamente tutta la parte del pass in discesa. La barriera d'aria permette che gli odori non escano in sala. Sotto abbiamo una serie di frigoriferi, un pass caldo e un abbattitore che ci serve per abbattere la parte dei dolci e qualche pesce che serviamo crudo. Quando è stata pensata, visto che era un palcoscenico, abbiamo pensato oltre al palcoscenico che cosa ci poteva essere in un teatro, e c'era la buca dell'orchestra, per cui abbiamo pensato di fare la buca dell'orchestra. È leggermente ribassata rispetto alla sala in modo che il cliente possa vedere quello che avviene quando si impiatta. Ogni giorno c'è uno spartito da rispettare in base a quello che si vende, ognuno sa quello che deve fare, però ogni giorno viene prodotta la pasta, mezzogiorno e sera vengono fatti i ravioli in base a quello che c'è in carta, ogni giorno arriva il pesce che viene sfilettato e porzionato e ogni giorno arrivano un sacco di verdure che vengono lavorate, è ovvio che comunque tutto viene fatto al momento. Non abbiamo celle frigorifere, non abbiamo freezer. Ogni giorno c'è una preparazione che viene fatta, una materia prima che entra in cucina ed è per questo che abbiamo deciso di avere solamente due proposte. Abbiamo un classico menù degustazione che facciamo da tanti anni, che è il menù assaggi, 7 portate che partono col nostro grande classico che è il wafer e poi una sequenza di 6 piatti che possono essere piatti interpretati in base alla stagione o alle ultime creazioni che abbiamo fatto. E poi abbiamo fatto un menù leggermente diverso. Chi sceglie prova sono 5 ingredienti, il cliente ne può scegliere 2 e noi però ci prendiamo l'obbligo e l'onere di scegliere la portata e la sequenza. Non c'è mai una logica e spesso e volentieri quando scelgono anche 2 ingredienti uguali i piatti sono diversi. Oltre a fare il cuoco io inizio la serata in sala. La maggior parte delle comande le prendo io e poi a un certo punto io rientro in cucina insieme con Giacomo, riesco a dividere le partite, per cui Giacomo
alla preparazione della sovrintendenza degli antipasti e io dei primi piatti, e poi tutti e due assieme normalmente serviamo le carni e poi io passo alla parte dolce. Mentre invece la sala è Barbara e Andrea che continuano il servizio per la parte vini e per la parte di coccola del cliente. Devo dire che con Walter abbiamo avuto subito un grande feeling. Lui è venuto, io avevo già un'idea e in 5 giorni lui mi ha dato un progetto in mano. Ha cercato di dissuadermi in tutte le maniere nel fare il gas, non c'è riuscito e devo dargli credito che aveva ragione. Se oggi potessi tornerei indietro e metterei solo induzione.